Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e benvenuti sul mio canale. Sì, sentirete in sottofondo che ho la finestra aperta, quindi sirene, lupi mannari, poiane, mufloni albini e gatti esclusivamente siamesi e anche il ventilatore probabilmente. E forse anche mio figlio che si sveglia tra un po'. Quindi faremo la daily, in cui moriremo subito e proveremo zip. Come al solito. Curse of the Blind, prima stanza, vuol dire una bella inculata, solitamente. Poi magari no, però visto che è una run siddata, facile che l'inculata presto arrivi. Questo può essere un fottutissimo problema. Se però riesco a giostrarmi di... Esatto. Ok, ci siamo. Dovrebbe morire ora. Temperance, stai bene lì, ferma, immobile, che non ti muove. Ci hai provato? Ci sei riuscito, no? Ancora no? Ah, questi danno mosche. Ecco, non l'avevo mai capito. Buono a sapersi. Dai, dai, scoppia. Scoppia prima di cacare troppi ragni. Per gestirli. Oh, io vorrei vedere... No? Non me ne frega niente se non ce l'ho contro il boss. Sta stanza è rischio danno altissimo. Poi c'è comunque una stanza singola, una stanza doppia. La stanza singola potrebbe essere benissimo una sacrifice. No, ma potrebbe... Vabbè, però... Ehi... Potrebbe comunque darmi la possibilità di riaccendere la miccia. Sì, no, beh, questa è gestibile, dai. Spawner di spawner. Là sei uno stronzo di merda, sappilo. Perché... Ancora! Che non riesce a gestire le hitbox del famiglio, sto maledetto. Sì, lo prenderò... Chi è? Ah, sei tu. Non dovevamo vederci più. La sacrifice era palesissimo. Non ci sarebbe stata. Era qua, vero? Sì. Ok. Qui ci sarà la stanza segreta. What? Che cos'ha quella roccia, scusa? Ah, forse è un passaggio segreto. Va bene. Pin penso sia gestibile anche senza sdoppiare il famiglio. Hai provato a colpirmi, fetente. Sì, però ci mettiamo un mese. Dimmi che non è una menchiata. Matchbook, sì, ci piace. Potevo andare a cercare stanze segrete, effettivamente. Adesso comunque le sgamiamo tutte. Tipo questa. Grazie della chiave. Questa l'abbiamo vista. Cazzo, paromaniac tutta la vita. Allora apriamo anche qua, va. Assolutamente, visto che non prendo danni da esplosione. Vai però. Diventerà Brains. Sì, ma è sempre quella la stanza segreta, fenomeno. Merda. Ok. Oh cazzo. Mi sono incastrato come un coglione. Perché ho avuto quell'attimo di esitazione? Facciamo subito il boss. Ok, finito il boss. Ho preso quel danno che serviva. Ho
Allora, io no, è una run che in teoria, dove in teoria i cuori rossi ce ne saranno tanti. Questo ti faceva schifo? No, vabbè. In teoria ce ne dovrebbero essere tanti di cuori rossi. Andiamo a vedere un po' di stanze. Giù di qua. Cosa? Io scendo, se non vi disturba. Non vi disturba, ok. Ma se io faccio così, qualcuno salta. Ma in realtà pochi. Ah, voi non cadete. Sì, no, era chiaro che non cadevano, però era simpatica l'idea che lo facessero. Ancora. Manca l'altra stanza segreta. Forse questi riesco a gestirli, forse. Non è detto. Potrei comunque metterci un buon mese. È vero che forse mi conveniva avere quelli rossi, però, per Paramaniac. Sì, ma io continuo a non capire dov'è l'altra stanza segreta, però. Qua non è. Ah, quindi è nello shop. Tu mi stai dicendo che è nello shop. No. Però c'è Chaos Asset. Schifo non mi fa. Fermi un attimo. Iwaz mi porterebbe comunque. Questo è un po' pericoloso. Aerofant ci piace. Oh, ok. Questa mi tocca guardare che cos'è. Preferisco Swallowed Penny tutta la vita. Ah, Eye of Belial è bellissimo. Questo è Temperance, che potrebbe saltare in aria tranquillamente. Oh, zio, tutto tuo. Bravissimo. E scendiamo. Ok, basta shop, eh. Sì, lo so che lì c'è la stanza Antani. Bravo, bravo me. Che pensi di fare? Muori? Oh, vabbè, per sapere. Magari non c'hai voglia. Questa è ottimissima. Aspetta. Ok. Uno è più gestibile. Non è detto che non prenda danno, però è più gestibile. Posso farlo, no? Prendere 5 bombe. Poi farlo saltare. Abit anche no. Non mi dà questo gran vantaggio. Gappy Zed lo tocco. No? Cazzo, dammelo un oggetto del patto però. Ok.
un book abbiamo preso. Ok. Si può fa. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Ci mette un tempo prossimo a infinito. Non ci interessi. Ho sentito una chiave cadere. The result. Sì, risulta, però è inaccessibile. È un cuore, perfetto, così se mai abbiamo la malaugurata sorte di avere un patto col diavolo, potremmo spenderlo. Eccoci qua. Bella, mamma. Perché l'ho toccata poi, mamma? Vabbè. Beh, tu danno ad esplosione non me lo puoi fare. Che già è tanta roba. Ok, lì c'è la stanza super segreta, credo, a sto punto. O magari segreta perché fa un giro strano il piano. È un piano strano, è a chiocciola. Dai però. Beh. Sì, era un piano strano. Vabbè, ma là sei stronzo però. Incastri su tutti i fuochi del circondario, non è che ci posso fare un granché. Ok, qua ci siamo. Perfetto. Devo dire che mi rendo conto che non è facilmente gestibile questo personaggio, cioè si può prendere danno facilmente. Sì, lo so che lì c'è la stanza segreta, l'hai già trovata. Cazzo. Vabbè, va benissimo. Oh, grazie. Sì, lo so che lì c'è la stanza. Ok. Questa con lei è una passeggiata. Grazie. Ok, questo è fastidioso. Ma adesso un po' meno. Tu non mi puoi colpire messo così. Ok.
Quando vuoi, eh. Vabbè, ok. Ho fatto di tutto per schivarlo. Ho fatto di tutto per schivarmi, più che altro. Per schivarlo. Mai capito a che cazzo serva. Contento tu. È diventata rossa. Ah, ecco, sì, com'è che funziona? Se hai esattamente un cuore, funziona. Qualcosa del genere. Però devi avere esattamente un cuore. Rosso, intendo. E comunque non aumenta il danno, aumenta il rateo di fuoco, semmai. Però vabbè. Quello abbiamo visto, quello abbiamo visto, quello non possiamo raggiungerlo e quindi boss sarà da ste parti. E se i tuoi HP cambiano nella stanza, si disabilita. Qualcosa del genere. Cioè, se io prendo un danno in una stanza, si disabilita. È un po' come l'altra, in realtà. Credo, credo funzioni così. No, aspetta. Non ho capito. Perché devo mettere una bomba qua? What? Forse intendevi qua o qua? Questa qualcuno me la spiega per favore. Io non ho capito. Perché sei impallata lì? Si è proprio impalata, è proprio voluta andare lì, ma non c'è niente lì, è un buco vuoto. Eh sì, se prendo questo, perdo la corona. Infatti. Va bene. Cercherò di rifarmi al prossimo patto col diavolo. Cazzo, non aver danno è brutta. Sì. Ma comunque ringrazio veramente tanto il nostro amico Chaos per non aver fatto un cazzo di niente. Ti pare? Sì, va bene. No, ma tranquillo. Prendi pure tutti i danni di cui hai bisogno. Oggetto speciale più brutto del mondo. Però mi ci posso curare. Un attimo, sono immortale? Non del tutto, ma quasi. Oh, mai che azzeccassi la parte giusta io, eh. Interesserebbe non poco avere danno. Questi non me ne fanno danno. Devo arrivare a 15. Beh, qua è probabile che ne subisca un po'. E invece no. Qua sì, però. Evitati proprio da maestro. Va bene. Danni inutili. Mi sa che devo fare scorpacciata di HP.
Tutto insieme. Mi dividi? Grazie. Stai bene lì. Vabbè, se siamo capiti. Vado a prendere il danno, perché del danno un po' ce ne ho bisogno. Ed è l'unica fonte di danno che ho trovato fino adesso, quindi sto ancora a 4 in croce. Va bene, almeno c'ho 5, non dico tanto, ma grazie. Potresti morire. Grazie. War, mi dai un ottimo oggetto. Ma tanto non posso morire con quello. Grazie. Ancora più difficile uccidermi. Quello fa durare di meno i tick delle bombe. Edge of Krampus è veramente un buon oggetto, ma non quando sei Lilith. Allora, Curse of the Non So, perfetto. Questo vuol dire che quantomeno non ci sei in uno shop. Potrebbe esserci tuo fratello, ma è molto più difficile effettivamente che ci sia tuo fratello. Così, perfetto. Ce li ho 15. Forse qualche reroll lo faccio, eh. Cazzo, se prendo questo. No, preferisco Sad Bomb piuttosto. Mister Mega va benissimo, insomma. Ok. No, no, lo prendo quella moneta. Oh. Non ci ritorno indietro. Adesso in teoria anche. Ma porco cazzo. Beh, forse ci torno indietro alla fine. Guarda che botto. Da dove sei uscito tu? Questa è un'agonia. Perfetto. Serio? Mi sa che Mr. Mega non è stato stupida come idea. Sia, quindi no. Ma ho visto la stanza di oggetti, secondo me no. No, no, ma continua pure, tranquillo, tranquillamente. Se c'è un altro, no. Ah, qua era un cul-de-sac.
Porca troia. E non si sa dove dobbiamo andare. Ce ne si fa. Giù. Potrebbe essere un ottimo andare giù. Sì, ma torna indietro, tanto ormai conviene tornare indietro. Cazzo, va benissimo, va benissimo. Torneremo indietro. La tizia se sta a fare i cazzi suoi, non capisco neanche dove stanno le stanze segrete. Tranquilla, zia. Fatti pure tutti i cazzi tuoi che ti pare. Va bene. Mi sa che era sopra allora. Quanto è grosso sto livello? Mi sa che era qua lo shop. Okay. No, visto che ritorni prepotentemente. Non è male, come oggetto. Credo che sia la scelta più corretta. E ripasso da qua perché... Oh merda, qua. Ma là non l'ho visto ancora la stanza degli oggetti? Forse no. Va bene. No? Infatti. È quello che dicevo. È quello che dicevo. Quello non ci interessa particolarmente. Andare giù di qua, abbiamo detto sì, giusto. Andare su di là no. Quindi abbiamo 10 centesimi, un sacco di bombe, altri due cuoricilli prenderei se non salta in aria. Perfetto. Almeno un minimo di sopravvivenza ce la siamo garantita. Grazie di esserti spostato in tempo, altrimenti avrei preso danno. Mi pare che fosse qua il boss. Sì, qua sotto, qua sotto. Ci hai provato, eh? Ecco, ma se io la uso qua, mi si apre la boss rush? Assolutamente no, perfetto. Era da tentare. Mi si apriva forse con Bobby Bum, quella cosa lì. Qui ogni danno è un danno. Cioè, ogni danno è da un cuore intero. È un danno intero, intendevo. Tutti maledetti. Ah, subito il boss così, senza colpo ferire. Ma tra un po' mi si dovrebbe anche sbloccare il secondo famiglio, giusto? Che spero tanto sia l'Ilbri. Questi gli altri ce li ho.
che non sia Demon Baby, insomma. Grazie. Come se avessi sempre accettato. Colpisci, fatti dolore. Gimpi. Porca puttana. Porca puttana, Deathcat, non ci voleva. Aspetta, faccio così, va benissimo. Ok. Adesso risalta fuori. Sì, ma non mi può far danno. Ok. Quindi. Interessante, no, chiavi proprio no, okissimo. Non me l'aspettavo così veloce, devo dire la verità. Non me l'aspettavo proprio così veloce la storia. Io proverei subito ad andare qua. Secondo me è di qua, eh. Oh, può morire? No, no, non è cosa buona? Tu mi potresti curare semmai. A meno che mi viene addosso, chiaramente. Preso. Lo metto. Già il cazzo di queste le odio. Fortuna che solitamente le uccide da solo. L'ho fatto in tempo per 50 secondi. Yeah! Sono felice. No, volevo andare da Ashe e morirci 9 volte. Tutto lì. Ah, tanto. Adesso ce ne ho due fissi. Uno preso e uno trovato, certo. Oltretutto Gimpy, no? Amico Gimpy. Tu dovresti in teoria spammare cuori. O sbaglio? Dimmi se sbaglio, sbaglio, eh. Può capitare. Terzo chi è? Loki? Dov'è che sei? Che c'hai oggi? La scappatellite?
No, qualcosa. Infatti. Qualcosa era caduto a terra. Merda. Che devo fare? Muori? Grazie. Boh, mi riempirete di cuori. Ma porco cazzo. No, ne manca uno, ne manca uno. Boh, prima andate qua. Che idea di merda, eh? Scappato. Mannaggia, guarda che stanze di merda. L'odio la Darkroom, porca puttana. Ti mettono un combo di nemici terrificanti. Poi, cioè, io veramente con 5 di danno in Darkroom, no? È morto. Neanche tu sei morto. Tuo buon cuore proprio. Fa sta. Morite, cazzo, morite. Almeno sta droppando un po' di cuori, anche se con due cosi. Ah, facilissima sta stanza. Grazie al cielo. Grazie, non t'ho visto. Ma perché ho fatto sta cosa? Non sono abbastanza veloce? Eh no, 1,40 effettivamente non è tanto. Ah, vedi che non te la segna allora la Super Secret? Pure guardato. Allora, i pestoni non mi fanno danno, che io mi ricordi, no? E le esplosioni neanche. Però danno da contatto sì. Va bene. Muor più arriva da Delembe e ucciderlo, perché Concourse of the Maids, giustamente. Contract from below. Va bene per i cuori. Quindi sì, ci sto. Eh sì, no, mi frega un po', quindi cazzo, non aspettavo.
Non me l'aspettavo. Questo è pesante. Questo è molto pesante. Vai! Adesso colpisci. Porca merda. Adesso. Colpisci. Bravissimo. Se colpisci, shot. No, l'agonia. L'agonia. Parti, porca puttana. Interessante. Per poter fare questo, interessante. No, mi preoccupa il sangue. Che momento ciclo. Va bene. Morirò qua, eh. No, no, io ve lo dico adesso. Ma qua in senso proprio qua in questa stanza. Può salva solo un HP in più. Non intendevo questo HP però. Dov'è che siamo fino a qua? Allora portami dove ti pare. Che dove? Se oltretutto non si shottano manco tra di loro. Io non li vedo neanche. No, c'ho 9 vite, no. Benissimo, e va benissimissimo. Beh. Ah, ho trovato il boss. Posto. Se mai riuscissi a non morire, per esempio. Certo, se mi è spawnato addosso, però, eh. Anche un po' stronzo. Ne è rimasto uno. Sembra di no. Ci proviamo?
mi ha curato. Yeah. Yeah. Jumbo combo. Fatto schifo al cazzo. Evidentemente diventavi gappi. Beh, non ho fatto boss rush ne ash, effettivamente sì, ci può stare. Però come tempo super, sotto i 1000. Sotto i 1000. Sono andato abbastanza. Yeah, spedito, yeah, yeah. Va bene, ragazzi, questo è quanto. Spero che la run vi abbia più o meno divertito. Spero. E ci si sente al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.